All'abbazia benedettina di San Martino delle Scale in provincia di Palermo, la Fondazione DUSMET ha affrontato il tema della crisi climatica, un argomento sempre più attuale sviluppato in vista della conferenza delle Nazioni Unite COP28, coinvolgendo rappresentanti di diverse fedi religiose, delle professioni, delle istituzioni scientifiche e della politica, per presentare alla conferenza delle Nazioni Unite in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre un documento che possa dare un contributo per affrontare attraverso buone pratiche e soluzioni, il cambiamento climatico che sta segnando l'intero pianeta. È un tema importante, un tema universale, un tema su cui per fortuna c'è molta consapevolezza in più rispetto a quella che c'era qualche anno fa. È stata una bella occasione di confronto anche per parlare e confrontarsi appunto sulle misure che come governo regionale abbiamo già intrapreso. È venuto fuori il fatto che ci sono messaggi che sono universali e temi su cui occorre fare squadra. Occorre che le istituzioni facciano squadra con i cittadini e al di là di ogni ideologia, al di là di ogni credo, perché appunto questi temi uniscono. Il messaggio che oggi noi vogliamo dare è proprio questo: noi dobbiamo agire, come dicevo prima, come fossimo una sola squadra, professioni, ordini, religioni. Ciò che stiamo facendo oggi è semplicemente un tassello che deve essere parte fondamentale del grande mosaico della ricostruzione, mi permetto di dire, del nostro pianeta. Oggi il creato è sottoposto ad uno stress incredibile da parte dell'opera dell'uomo. Dobbiamo, grazie anche alla strada tracciata dalla Laudate Deum di Papa Francesco, dobbiamo riuscire a invertire la tendenza e restituire alle nuove generazioni un creato degno veramente di questo nome. Il problema dell'ecologia è un problema veramente forte. Dobbiamo capire che noi stiamo lasciando ai nostri figli, ai nostri nipoti, un mondo peggiore di quello che abbiamo trovato e questo non è giusto. Il creato ci è stato donato dal Signore non perché dovevamo devastarlo, ma ci è stato donato perché dovevamo conservarlo e farlo fruttare a favore dell'uomo, invece lo abbiamo distrutto.